Arrivata a Caltanissetta, la Commissione nazionale antimafia, presieduta dal senatore Nicola Morra per 2 giorni di audizioni, gli argomenti, la criminalità organizzata del territorio, sentiti per primi le forze dell'ordine ed il prefetto Chiara Armenia. Le consultazioni, le audizioni hanno avuto poi seguito con i vertici degli uffici giudiziari. Altro giorno di audizioni, domani saranno sentiti i responsabili delle associazioni anti-racket e gli esponenti della società civile indicati dal Presidente e dalla Commissione come soggetti interessati al territorio. Alla fine dei 2 giorni il Presidente Nicola Morra incontrerà i giornalisti per tirare le somme e fare il punto su ciò che la Commissione ha udito in queste 48 ore di lavori. Sono stati messi a fuoco determinati aspetti tipici del Nisseno e che ci hanno permesso di approfondire la conoscenza di una realtà che può essere sottovalutata, ma che in realtà merita grande approfondimento, anche perché questa è la realtà di Piddu Madonia ed è una realtà in cui si articolano 4 mandamenti. Apparentemente questa parte della Sicilia sarebbe contrassegnata dalla prevalenza di un'economia agricolo-pastorale, e pur tuttavia c'è un insediamento industriale in quel di Gela particolarmente rilevante, che però non ha prodotto quel benessere diffuso che in altre parti l'industrializzazione ha causato. E quindi abbiamo fatto un buon lavoro, credo di poter dire, con le istituzioni che abbiamo incontrato. Poi a breve ci confronteremo con gli uffici giudiziari, con i rappresentanti degli stessi, ma intanto penso di poter dire a nome di tutti i componenti la missione che si sia soddisfatti di quanto sentito.